È iniziata Riazzo Cavo Simo Suga Sina Amica, il remake di una partita che in Coppa ha regalato grandi emozioni. Oggi si gioca per la Master League. Buono il taglio campo a cercare Picco che va di testa al centro a cercare Basson! E c'è il miracolo di Napoli che nega il gol del vantaggio al Simo Suga Sina Amica. Chiudo di Napoli, di parte Riazzo Cavo con Gaudino che va via molto bene Esposito, va via anche l'altro Esposito Gaudino. Ce l'ha sul destro, prova addirittura il tiro. Gaudino, palla alta sulla porta di Astro che salta Secco Esposito che però è ancora su di lui. Pensa al cross, cerca Gaudino che fa la sponda dentro per Borrelli che porta avanti il Real Socavo, la firma del numero 7 Marco Borrelli. Due uomini in barriera, la rincorsa di Esposito, pallone morbido dentro per Annunziata che prova a girarla, Bosson, poi ancora Esposito, il pareggio del Simo Suk Sinamica al 18esimo, il numero 8 Vitale Esposito. La rincorsa di Suma, la gioca vicino con il destro per Piacente che prova a calciare, la risposta di Astronomo e poi miracolo sulla linea, si salva il Simo Suk Sinamica dal tentativo di Gaudino. Prova Recano con il destro a giro, la buona risposta da parte di Astronomo al termine di un'azione pericolosa. Ancora un altro calcio d'angolo, battuto al centro, mette fuori Mazzeo, insiste Borrelli, uno contro uno, Borrelli va sul sinistro e firma il gol del 2-1, la doppietta del numero 7 Marco Borrelli, torna avanti Real Socavo. Cercare Picco, bravissimo Summa ad anticipare ancora una volta, pensa anche al tiro, Summa calcia col destro, incrocia pallone che finisce di poco alla destra del portiere Astronomo, anzi un metro abbondante fuori. 11 Esposito, Recano centralmente, va via Annunziata, ancora Recano, insiste, lascia Borrelli che va col destro, la gran risposta stavolta di Astronomo, nega la tripletta a Borrelli. Ancora Mazzeo. Picco, zona tiro, prova col destro, pallone che finisce di poco alla destra di Napoli. Calcio l'angolo discusso, la battuta a cercare la sponda di Mazzeo e poi il gol di Bosson che pareggia per il Simo Suk Sinamica, ma ci sarà molto di che discutere dopo questo gol, calcio d'angolo forse un po' inventato dall'arbitro. Perdono gol, Picco! E il vantaggio del Simo Suk Sinamica con il gol di Picco. Gaudino, uno contro uno subito all'Esposito, cerca dentro Diego Summa che allarga bene per Piacente. Piacente, il tiro cross, la respinta di Astronomo, la palla che resta lì e se la cava in qualche modo la difesa del Simo Suk Sinamica. Cerca e trova Picco, possibilità di contropiede, Picco, Picco, dentro c'è Bosson, Picco fa tutto da solo, Picco, Picco, fino in fondo, col sinistro! Di poco al lato, l'occasione per chiuderla, per Fabio Picco, mani nei capelli per lui. Picco, Picco, dentro per Bosson, c'è anche De Santo sul pallone, lo prende poi Bosson che è un po' defilato, al centro, trova Picco e il miracolo di Napoli che tiene a galla il Real Socavo. Picco, parte Picco sulla destra, al centro c'è Bosson, Picco, eccolo Bosson per il gol del 4-2 che chiude l'incontro, Diego Bosson. Punizione Real Socavo, una delle ultime battute di questo incontro, va Gianluca Summa diretto in porta, palla alta e arriva in questo momento anche il fischio finale. Siamo con Francesco Esposito, di nuovo tante emozioni contro il Real Socavo come in Coppa, avete vinto di nuovo voi nonostante le assenze di Caruso e tanti altri giocatori importanti. Sì, certo, logicamente avevamo degli attaccanti che non c'erano, tipo Cristiano e Roberto, e stasera si è sentito un po' la loro mancanza. È stata una partita combattuta, però abbiamo portato il nostro risultato a casa, quella di vincere. Mancavano alcuni attaccanti, però c'era questo Bosson lì davanti, Diego, molto forte, ha fatto anche due gol. Sì, ha fatto un'ottima partita. All'inizio si è imbappinato un po' perché si doveva un po' organizzare e ha dato i suoi frutti. Il messaggio che lanciate è che alla fine mancano i giocatori, sia Coppa, campionato.